del sindaco di Castelvenere e lo ringraziamo e gli chiediamo se è possibile darci una spiegazione circa la connessione che c'è tra quest'opera con la città dell'Esina. Ma credo che il progetto avviato tanti anni fa è molto interessante, perché effettivamente si capisce anche da come è stato presentato e anche dal disegno, dalla scala, che è un'opera di interesse molto più vasto, insomma, e quindi già all'epoca la Chiesa ci ha un po' preceduto in qualche maniera, no? Ha pensato, come si usa dire, in area vasta, perché l'opera è posizionata in un posto che non è certamente il centro urbano proprio di Telese, ma si trova a Telese perché pensiamo tutti che Telese sia il centro della città telesina. E noi siamo contenti perché credo che stasera è stato approvato un pezzo che non appartiene soltanto a Telese, ma anche a tutti noi delle zone intorno a questa comunità. Ci sentiamo fieri e orgogliosi di questa iniziativa. Possiamo specificare la connessione con la città telesina, perché sono stati invitati tutti i sindaci della Unione dei Comuni. Sì. In che cos'altro si esprime? La città telesina è un progetto molto più vasto, è iniziato con 5 comuni, perché siamo stati tra i primi, insomma, a vederci, a parlare e a porre questo argomento. E l'abbiamo posto tra 5 perché ci sembrava difficile riuscire a fare qualcosa di più grande, ma probabilmente i veri confini della città telesina sono più ampi dei 5 comuni e credo che si debba rappresentare nei termini di tutta la valle che gira attorno a Telese, che va da Cusano a Solopago, a Frasso Telesino, perché questa è l'area in cui intendiamo, dovremmo immaginare uno sviluppo un po' più importante. Un'ultima cosa, questo è centro polifunzionale, perché non c'è solo la chiesa ma anche altre cose che riguardano lo sport, la socializzazione, c'è il centro congressi eccetera, che ha un impatto su tutta la diocesi, certamente, che viene da Sant'Agata fino a qui, e c'era anche il sindaco di Sant'Agata, è stato presente. Della Unione dei Comuni che avete realizzato finora in 5 comuni, ne avete parlato con il sindaco di Sant'Agata? Cioè un qualcosa che si può creare una sincronia tra la diocesi e l'istituzione che è l'Unione dei Comuni? Ma io prima, durante anzi questo convegno, ci siamo visti con diversi sindaci. Se noi ad esempio immaginiamo Frasso Telesino, malgrado la regione Campania nei famosi ripartizioni che ha fatto insieme a Solopaga, ad altri comuni, li ha messi in Valle Caudina, questi si sentono telesini di fatto. No? Quindi tutta questa zona la consideriamo telesina. Per quanto riguarda Sant'Agata dei Goldi, io credo che di fatto Sant'Agata sia un comune piuttosto caudino che non telesino, questa è la mia impressione, però saranno loro probabilmente in futuro a dover decidere se appartenere a una città telesina in area vasta, perché effettivamente si trova un po' a cavallo delle due valli. Dunque il centro pastorale di Sant'Agata sarà questo qui di Telese. Esattamente, sì. Quindi a livello di diocesi. Cioè la Chiesa ha deciso così. Io non so se i cittadini di Sant'Agata si sentono più contenti o felici di frequentare l'area telesina o quella caudina, Montesarchio, Airola e tutto quanto. Io non so, perché non conosco esattamente le abitudini di questa comunità, quindi non mi posso esprimere. Quindi la diocesi ha un elemento unificante. Certamente. Può girare anche attorno a questo centro pastorale, perché non sono tanti i centri pastorali. In Campania, per esempio, ce ne sono. Sì, questo è un valore aggiunto. Nei capoluoghi. Esattamente. Questo è un valore aggiunto di grande importanza nella formazione della città telesina. Quindi, sindaco, un'ultima cosa. Un elemento simbolico, unificante della città telesina che possa superare anche l'ambito di soli 5 comuni, quale può essere? Ma io credo che tutte le comunità sono già pronte. Lo stesso comune di Guardi, il sindaco di Guardi, anche non so, Puglianello e gli altri comuni riconoscono di fatti l'esistenza della città telesina e di doversi mettere insieme tutti quanti. Io credo che il passaggio successivo sarà mettere insieme la città di Saniti con la città telesina. Da un punto di vista, diciamo, della mentalità, ormai dell'entrata nella psicologia dei sindaci e anche dei cittadini di questa zona, manca ancora lo strumento giuridico. Noi siamo rimasti in 5, abbiamo fatto il primo gruppo di 5, perché lo strumento giuridico dell'Unione dei Comuni consente solo 5 assessori. Ora, proporre adesso, in questa fase, a qualche comunità di non avere nessuna rappresentanza in un'area vasta è molto difficile. Cioè far pensare che a Castelvenere, San Lorenzello, Cusano non possa avere un rappresentante
in una città più ampia è difficile far accettare una cosa del genere a una comunità. Noi abbiamo pensato di lasciarla a 5 perché in una popolazione di 21.000 abitanti toccavano solo 5 assessori, quindi 5 sindaci. In una comunità di 14 comuni non è previsto da nessuna legge la possibilità che gli amministratori possano partecipare al progetto di questa grande città. Grazie mille, sì. Prego.